Ben trovati a tutti, io sono sempre Giulia e questa è la lezione della svolta. Oggi passiamo al livello cellulare. Quelle che vi ho dato finora sono le infarinature chimiche nella ciotola in cui impastare bellissime torte biologiche. Studiare la biologia avendo delle basi chimiche permette di capire i perché dei concetti. E allora cominciamo a impastare, parliamo della cellula. Abbiamo già parlato della teoria cellulare nella seconda lezione. Le cellule sono le unità fondamentali di ogni essere vivente ed ognuna di esse deriva da un'altra cellula. Le implicazioni di questa semplice teoria, se ci pensate, sono rivoluzionarie. Ognuno di noi è un essere vivente ed è quindi, tralasciando per un attimo le proprietà emergenti, lezione 3 per recuperarle, un insieme di moltissime cellule. Ogni cellula però deriva da un'altra cellula e quindi ci sarà stata, in una terra lontana, per citare Cenerentola, una prima cellula antenato di tutte le altre cellule. E in un attimo si può usare una ramazza e spazzare via ogni tipo di razzismo. Figa la biologia, eh? Ma torniamo a parlare tecnicamente, va? Le cellule sono le unità fondamentali di ogni essere vivente, che significa che tutti gli esseri viventi sono costituiti da una o più cellule. Nel primo caso parliamo di organismi monocellulari, nel secondo di organismi pluricellulari. I batteri sono monocellulari, gli animali e le piante, come l'uccellino che canta e l'albero su cui è poggiato che stai continuando a fissare fuori dalla finestra, sono pluricellulari. Ho fatto proprio questi tre esempi perché, sebbene le cellule abbiano tra loro molte somiglianze, si hanno importanti differenze proprio tra le cellule di un batterio, che si chiamano procariotiche, e quelle di un animale o di un vegetale, che sono dette eucariotiche. Proprio gli studi sulle caratteristiche comuni delle cellule sono importanti per tracciare la storia evolutiva di vari gruppi di organismi e per fornire prove evidenti circa l'effettiva esistenza di un antenato comune. Partiamo quindi dalle cose in comune a tutte le cellule. Tutte le cellule hanno anzitutto la necessità di essere un compartimento chiuso rispetto all'ambiente esterno per mantenere la composizione chimica interna alquanto differente da quella esterna. Sono quindi racchiuse da una membrana detta cellulare o plasmatica che permette all'ambiente interno della cellula di mantenere le sue peculiarità. La membrana plasmatica però non va vista come una palizzata, ma piuttosto come una rete che permette scambi selettivi di materiale tra l'interno e l'esterno. In estrema sintesi, le sostanze nutritive devono entrare e gli scarti devono uscire. La membrana plasmatica la vedremo più nel dettaglio, ma come accennato nella lezione 19 è costituita da un doppio strato fosfolipidico e, aggiungiamo qui, ha all'interno di esso una grande varietà di proteine che permettono gli scambi selettivi interno-esterno di cui abbiamo appena parlato. La maggior parte delle cellule sono piccole. Ma definiamo cosa significa questo piccole, perché c'è da intendersi. Prendiamo un capello umano, solo come riferimento di piccolo. Bene, esso ha un diametro medio di 70 micrometri circa. E le cellule? La variabilità nelle dimensioni delle cellule è enorme. Da un lato avete tutti presente quanto sia grande la cellula uovo di una gallina. Sì, quella con cui vi fate le frittate. Dall'altro lato un globulo rosso, ossia una delle cellule del sangue, ha un diametro di circa 7-8 micrometri ed è quindi abbastanza piccolo, no? Ecco, i batteri, organismi formati da una sola cellula, possono essere ancora più piccoli di così. Solo per inciso, le cellule uovo della gallina, le uova delle frittate, sono così grandi perché quasi la totalità della loro massa è costituita da una riserva di cibo, il tuorlo e l'albume.
La parte funzionale della cellula si trova sulla superficie del tuorlo ed è microscopica. A questo punto capite bene che per misurare le strutture interne di una cellula dobbiamo scendere nei nanometri. Ah, per chi non lo sapesse, un micrometro è un millesimo di un millimetro e un nanometro è la millesima parte del micrometro. Ma perché le cellule sono così piccole, vi chiederete? Perché se fossero più grandi, qualsiasi sostanza dovesse uscire o entrare, non potrebbe farlo abbastanza velocemente. Per capirci, pensiamo alla cellula come un cerchio. Se una cellula si ingrandisce, aumentano sia l'area che la circonferenza, ma la circonferenza aumenta in maniera minore rispetto all'area. Questo comporta che le sostanze che entrano, cioè che attraversano la circonferenza, il contorno della cellula, impiegheranno tempi maggiori ad arrivare al centro del cerchio, in cellule più grandi. Esiste un fattore critico quindi nel determinare le dimensioni della cellula ed esso è dato dal rapporto tra area superficiale e volume interno. Una cosa figa della biologia è che non tutte le cellule reagiscono a questo fattore critico rimanendo piccole. Alcune cellule semplicemente aumentano la loro area superficiale. Esempi sono cellule lunghe e sottili, come molte cellule vegetali o le porzioni assoniche e anche dendritiche dei neuroni. Ve lo ricordate il neurone? L'abbiamo citato parlando di guaina mielinica nella lezione 19. Cellule che hanno molte estroflessioni della membrana plasmatica, ossia del contorno a forma di dita, dette microvilli, come quelle dell'epitelio intestinale. Tagliamo qui la lezione di oggi. La tengo corta perché voglio che serva da base per il nuovo livello di organizzazione biologica che ci approcciamo ad affrontare. Con i prossimi appuntamenti passeremo alle differenze tra cellule procariotiche e cellule eucariotiche. Parleremo dei diversi organuli presenti nelle cellule eucariotiche animali e vegetali. Entreremo poi nel dettaglio di ogni organulo. Al solito, like al video se vi sono stato d'aiuto, iscrizione al canale per restare connessi con me e con la biologia e campanellina attivata per non restare indietro con le lezioni. Ciao e buono studio a tutti!